Fano Brodetto Fest, 19ª edizione, ha un anno in più della maggiore età, questa importantissima manifestazione che Rossini TV segue ogni anno e che ogni anno cresce, una manifestazione che andremo a scoprire con le nostre telecamere, una manifestazione che diventa sempre più un attrattore di turismo e una proposta enogastronomica di eccellenza per tutto questo nostro territorio. Col vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, nella sua Fano, vicepresidente finalmente, e questo distretto del biologico si allarga anche al mare. Una grande giornata questa, perché oltre a festeggiare il Brodetto, che è un veicolo di comunicazione per la nostra regione, e insieme al governo, insieme al comune, sosteniamo questo evento di Confesercenti, ma oltre a questo abbiamo una grande opportunità, che è quella di farla crescere questa manifestazione fino a diventare un evento che destagionalizza il turismo marchigiano. Tien Lucarelli, assessore al turismo, che abbiamo strappato letteralmente alla degustazione del cooking show, insomma il Brodetto funziona sempre di più come attrattore turistico. Sì, assolutamente sì, soprattutto quando arriviamo alla fine di una stagione balneare e arriva il momento di pensare a modi per far vivere meglio il nostro territorio, per far vivere delle esperienze, per far vivere la nostra gastronomia. Ecco, in questo momento il Brodetto Fest arriva un momento importante per attirare turismo e riusciamo così a destagionalizzare il nostro turismo. Quindi direi un progetto veramente importante per la nostra città, un progetto che abbiamo preso già anche col piano strategico, quindi quello di destagionalizzare le presenze turistiche, il Brodetto, l'enogastronomia, l'esperienza da vivere nel nostro territorio, la tranquillità e il relax che si può trovare nella nostra città sono, ecco, il menù che serve proprio per portare il turista nella nostra città. E poi diciamocelo sinceramente, il Brodetto è buono. È fantastico, tra l'altro oggi qui ne abbiamo 4 che insomma li stiamo assaggiando, sono veramente tutti fantastici, faccio i complimenti anche alle altre città che sono qua con noi. Insomma, il Brodetto è un prodotto eccezionale, perché come ha detto adesso Federico 40, è un prodotto che racconta le nostre tradizioni e quanto si raccontano storie delle nostre famiglie, di coloro che ci hanno preceduto, veramente ci vengono delle emozioni. Quindi in un piatto di Brodetto non si assaggia solo un buonissimo prodotto, ma si assaggia anche la nostra storia, si raccontano anche le nostre tradizioni. Col presidente di Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, siamo in un momento cruciale per questa stagione, per questa manifestazione, siamo proprio nel cuore dell'evento e naturalmente siamo anche nel cuore di questa manifestazione che si trova nel centro degli interessi e non solo dei sentimenti dei fanesi e non solo. Possiamo dire degli operatori della Regione Marche e dell'enogastronomia. Oggi il Brodetto lo abbiamo come modello per poter vendere anche i nostri territori. Lo abbiamo qui a Fano, lo abbiamo a Porto San Giorgio, Civitanova, lo abbiamo a San Benedetto del Tronto. Sono tanti modelli di Brodetto che possiamo mettere in campo. Con il vicepresidente Carloni stiamo pensando proprio ad un progetto che vada a valorizzare il Brodetto con i nostri ristoratori di tutte le zone e di tutte le province. Io penso che questo piatto così importante possa attrarre un turismo particolare e quel turismo che, diciamo, oltre ai territori vuole vivere i profumi, i sapori dell'enogastronomia marchigiana. E il Brodetto può essere quel valore aggiunto per visitare le nostre coste e anche dalle nostre coste poi dopo trasferirsi nell'entroterra. Col presidente Sabatini si parlava poco fa di questo ponte da creare tra le nostre zone e le Marche della zona di San Benedetto attraverso tutto il litorale. Abbiamo intercettato il consigliere di San Benedetto del Tronto, Emidio Del Zompo, al quale chiediamo un parere su questa indicazione del presidente Sabatini. Io sono assolutamente favorevole di questa iniziativa e di questo collegamento tra le città che fanno parte, diciamo, di questo progetto voluto anche dall'assessore Carloni e dalla Camera di Commercio. Io ringrazio la città di Fano che, diciamo, questo è un progetto pilota in questo momento e quindi ha dato l'opportunità alle città che aderiscono a questo progetto di
di mettersi comunque in evidenza. E sicuramente l'enogastronomia è una forma di turismo sulla quale poterci puntare, e la particolarità dei brodetti ancora di più, è una caratteristica nostra della regione, quindi è giusto così puntarci e puntarci forte, perché comunque questo potrebbe essere sicuramente un veicolo di promozione turistica. Col presidente provinciale Confesercenti Pierstefano Fiorelli siamo a valutare questa 19ª edizione, un anno in più della maggiorità. Eh sì, l'anno scorso abbiamo festeggiato la maggiorità e sappiamo come l'abbiamo confermata, perciò in un momento difficilissimo per tutta la nostra economia, per il nostro lavoro, per i nostri associati. Quest'anno, in un momento difficile come l'anno scorso, la 18ª edizione, quest'anno la 19ª, abbiamo cercato di mantenere lo stesso format, perché poi è stato vincente quello dell'anno scorso, abbiamo mantenuto lo stesso format che ha permesso, come volevamo, come ci auspicavamo come Confesercenti, ha permesso a tanti operatori del turismo, ristoratori, albergatori, commercianti, tutto il mondo della pesca, pescatori anche naturalmente, ha permesso a tante persone, a tante aziende di lavorare. Quest'anno lo abbiamo ripetuto e credo che forse abbiamo messo in piedi, imparando dalla passata edizione, abbiamo messo in piedi forse la migliore edizione del Festival del Brodetto Fanese. Con Tommaso Di Sante, presidente provinciale Coldiretti e titolare della cantina Di Sante, e qui parliamo di vino, col pesce il vino sta benissimo, presidente. Con il brodetto sta benissimo il bianchello, poi abbiamo delle eccellenze che sono il bianchello del Metauro in varie versioni, dal tradizionale, passando per il superiore, passando per il passito e lo spumante, quindi negli anni c'è stata una crescita qualitativa nel territorio e di conseguenza siamo riusciti ad abbinarlo con questo grandissimo piatto da tradizione che è il nostro brodetto, in questo periodo eccezionale. Insomma, il vino vive un momento grandioso, si abbina con tutto, d'altra parte è in Vino Veritas, per cui già da tempo insomma questa notizia gira e circola, e voi siete sempre presenti per proporlo negli abbinamenti magari anche più inconsueti. Sì, è chiaro che il tentativo è sempre quello di promuovere il territorio, ovviamente la qualità del nostro prodotto è cresciuta, come dicevo prima, tantissimo, però in questi ultimi anni ci siamo accorti che siamo anche un veicolo per promuovere il nostro territorio, con l'enoturismo, tanti turisti arrivano alle nostre cantine, toccano con mano e ascoltano i racconti dei produttori e quindi riescono a capire un po' meglio il nostro territorio oltre ai nostri prodotti. Di conseguenza cerchiamo di essere un brand promozionale per tutto il nostro territorio provinciale e regionale. Con Federico 40, fanese di adozione, anima del Brodetto Fest, prima mentre ti ascoltavo mi è venuta in mente una domanda inedita, particolare. Perché sei venuto a Fano? No, me la sono fatta anch'io questa domanda, ma mentre scendevo. Io ieri ero in Savoia e poi stamattina ero in Alta Valcamonica e poi a un certo punto ho guardato l'ora, ho detto devo andare a Fano. Poi mentre scendevo, un po' trafelato, sudato, ancora vestito da montagna perché stavo girando uno degli episodi di Radici, Linea Verde Radici su Rai 1, e ho detto ma perché vado a Fano? C'ho una bambina piccola, è 11 giorni che non la vedo, e poi sono stanco, ho dormito pochissimo, e poi però ho pensato a quanto Fano mi ha dato nel corso della mia carriera. La comunità di Fano, il Festival del Brodetto di Fano, ha creduto in me quando non ero nessuno, quando sì, parlavo un po' al microfono, ma sapevo poco, avevo ancora da colmare il mio debito formativo, e allora è una questione di responsabilità, ecco, mi piace dire così, di gratitudine, di fratellanza, di comunità. E allora ho detto, io devo andare a Fano
per Fano, per il Festival del Brodetto di Fano, perché devo dire grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e che mi hanno portato anche tanto, tanto, tanto bene. Con Otello Renzi, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni per i telespettatori di Rossini TV, è un personaggio anche di Rossini TV, presente a queste manifestazioni con un ruolo importante, più volte chiamato e citato anche da Federico 40 dal palco. Come mai? Come mai ti citano e ti chiamano? Ma devo dire, lui è un po' più giovane di me, però professionalmente siamo molto cresciuti insieme e quando ci vediamo ci autostimiamo in pratica, e direi che Federico ha fatto una strada veramente fantastica. Io nel mio mondo comunque riesco a dare degli input e a dare delle emozioni, perché oggi il vino è emozione, la cucina è emozione, il vino non sta bene da solo, ha bisogno di un abbinamento. Qui siamo al Brodetto, il Brodetto è un piatto sapido, saporito, con o senza pomodoro, perché adesso abbiamo sentito anche un Brodetto ad esempio allo Zafferano, che ha tanti anni di storia, di Porto Recanati, e questo significa che tutte le spezie che troviamo dentro lo Zafferano e anche il pomodoro eccetera fa sì che abbiamo bisogno di un vino saporito. Noi adesso abbiamo un grande vino saporito che è il Bianchello del Metauro, classico superiore, classico perché è ormai direi che è di tutti ben accettato, ma soprattutto superiore. Superiore vuol dire che ha almeno una gradazione in più. Proprio adesso ho fatto sentire un Bianchello strutturato 2016. Beh, insomma, signori, 2016, un Bianchello che ha una gioventù, una freschezza, e ho parlato di un fiore tropicale che si chiama Carambola, e alla fine è un vino anche questo stellato. Con Francesco Giardina, responsabile nazionale per l'agricoltura biologica della Col di Retti. Siamo nel centro di quello che l'assessore Carloni aspira a far diventare la zona del biologico più importante d'Europa. Sì, le Marche nascono storicamente come il cuore del biologico italiano, e veramente la Regione Marche è riuscita a cogliere questo, diciamo, a prendere questa eredità forte che c'è del biologico e a trasformarla in un progetto di un enorme respiro, una visione strategica importante che vuole fare della Regione il centro del biologico, un distretto regionale che vuol dire passare dalla conversione delle singole aziende a una conversione del tutto il territorio, quindi con il biologico che diventa centrale nelle politiche di sviluppo. Nell'immaginario per decenni Col di Retti fa pensare all'agricoltura, fa pensare alla campagna, e invece qui siamo a parlare di mare. Sì, ma c'è sono coniugate, e diciamo che è il cibo che unisce assolutamente tutto quello che le attività produttive attorno al cibo sono centrali, e sono centrali anche nelle nostre politiche europee nuove. La transizione ecologica ha nel cibo e nella evoluzione verso la sostenibilità della produzione del cibo il suo perno centrale. Quindi è chiaro che si passa dal pesce a tutto quello che è il prodotto della terra. Il cibo torna strategico nelle politiche di sviluppo dell'Unione Europea. Con Adolfo Ciuccoli, presidente regionale Assoviaggi, il Brodetto diventa strumento importante anche dal punto di vista turistico? Assolutamente sì, adesso è fondamentale riuscire a portare avanti queste manifestazioni e coinvolgere il più possibile i nostri turisti. Non più tardi di oggi avevamo un gruppo di turisti a un corso di Brodetto che abbiamo gestito questa mattina fino a tardo pomeriggio col pranzo, quindi immagina che cosa vuol dire il Festival del Brodetto. Ma comunque i corsi di Brodetto ci sono tutto l'anno, non è una novità. Confesercenti ha ideato e voluto questo festival, la bellezza, di 19 anni fa, l'ha visto crescere e adesso siamo al Brodetto da esportazione. Sì, io sono arrivato tardi al Brodetto Fest perché sono
dentro nel direttivo della Confesercenti da pochi anni, però ci crediamo moltissimo, i risultati si vedono, speriamo che alla fine di questo nuovo festival i numeri ci diano ragione, però siamo veramente contenti. Roberta Capo, personaggio notissimo del mondo televisivo e non solo, un titolo Miss Italia un po' di anni fa, ma soprattutto, pochi, sono sempre pochi, ma soprattutto conduzioni televisive e, visto che qua stiamo parlando di cibo, un titolo per MasterChef Celebrity e una conduzione dell'Ingrediente Segreto e poi un ritorno in Rai. Di cosa si parlerà stasera a Brodetto Time? Si parlerà di cucina, si parlerà d'amore, perché la cucina è amore, si parlerà di passione, di tutto quello che rappresenta il cibo. Il cibo è convivialità, il cibo è stare insieme, il cibo è famiglia, il cibo è calore. E quindi così mi racconterò a Federico 40, che mi farà delle domande, non so, non ci siamo preparati, vogliamo andare così a braccio, raccontare un po' la mia storia e la passione per la cucina, che ormai è diventata una moda, però rappresenta qualche cosa che racconta la nostra vita, che racconta la nostra storia. Ognuno ha un ricordo legato, no? A un cibo, a un piatto, a un profumo, a una preparazione, a una tradizione, quindi c'è sempre da raccontare. Nella quiete di questa serata fanese ci conclude la narrazione di questa edizione del Brodetto Fest. L'unica cosa che non siamo riusciti a far arrivare è il profumo e il sapore di questi piatti prelibati, per i quali non avete nessun'altra possibilità che venire a partecipare, a degustare, ad assaggiare. L'appuntamento è una delle prossime occasioni con le telecamere di Rossini TV.